da siente. Antis, antis. Mintisi, mintisi. Sta giù baccalà. Facisi bene. No, no. No, no, mi dispiace, ma tu in questa casa non puoi stare più. No, tanto vatti in una sostanza. E quando vieni tua madre ne parliamo. Via. Mi stai vedendo, sì signora. Vai, vai. Chiudi il numero 2. Ciao Beatrice. Ah, Casim, ti ispirò un cuore, tornasti. Una disgrazia Beatrice, una disgrazia. Guarda, statti muto che è meglio pittia. Un uomo se ne esce a così, senza motivo, a mattina presto, tanto per chiedere sinna a cigliare e sta ricampa a chistura e che disgrazia. Ma tu che pensi? Ma sono i tempi in una vuota? Quando mi ne facesti più lo giusto? Ora cammina ritto, perché io a zia ti consumo. Ma veramente io ben... Vuoto e assiettiti! No! No! Se sto pupo mi tengo ancora sotto scinta, a finisce che si cucina solo stasera. Finalmente arrivai a casa. Casi! Mi sta vedendo? Se mi sta vedendo vuol dire che sogno qua! Se mi venisse o fosse qua, Camillo! Fattorato! Ragionamento logico! Se sei qua vuol dire che ti sta vedendo! Ma se non ti avessi visto, non ti avessi detto casi! Devo alla stazione, appena il treno si fermò, detto un salutone e comincia a correre, corse. E intanto un fondo che c'era da un marciapiede. C'era tutti i sonesto da la guardia. Ma così vedi che due avevano già sta valigia. Mi fece perdere poco tempo. Non fa tempo, Sergio Campaeddo. E zicchete, 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 zicchete. Mi mise sotto e mi innirette che solo io lo faccio. Solo io lo faccio. Ma tagliate come ha riduciuto. Allora, cosa ci vesse? Mamma mia. Ma se semiti, sicuramente sarei stanchissimo. Stanco, stanco. Se sapesse, avevo donna, regina mia, donna. A correre Palermo Palermo, avanti una crea, avanti una crea, avanti una crea, avanti una crea. Senza poter fermarmi un minuto. Ah, sono un baro, ma la scuola da casa. Completo! Ma sta restando la matrice! Ultimo! Hai tutto a salutare di me? Così se non ti saluto scuramo in casa sera! Bene, allora parlerò io. Bene. Il signore chi è? Enrico Fisichella, ai suoi ordini. E desidera parlare con me? Con lei, con suo marito e con papà di Concetta. Tanto mio marito che mio fratello di certe cose non se ne interessano e quindi può parlare con me.